Veto sì o veto no? È necessario fare chiarezza rispetto alle notizie che stanno circolando circa la possibilità che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ponga il veto sul prossimo bilancio dell'Unione Europea. Renzi ha minacciato di porre il veto dell'Italia se non saranno presi provvedimenti contro quei paesi che non rispettano i patti che hanno sottoscritto sull'accoglienza dei migranti. Sulla stampa ci sono notizie un po' confuse in questi giorni, ma in realtà Renzi ha ragione, si può mettere il veto. Quello di cui parla il Presidente del Consiglio è il bilancio pluriennale dell'Unione, quello che va dal 2021 al 2027, ed è un bilancio che si inizierà a discutere nella prima metà del prossimo anno. E per questo bilancio, il bilancio pluriennale, è necessaria l'unanimità. Quindi ogni paese può porre il suo veto, come fece l'Olanda per l'ultimo bilancio che fu approvato, come è stato minacciato più volte da altri, in particolare si ricorda Cameron, che lo fece il premier britannico. Quindi il veto sul bilancio pluriennale conta. Il veto sul bilancio annuale è vero, non esiste perché basta una maggioranza qualificata del 65% circa dei paesi. E invece per quello di 7 anni è necessaria l'unanimità e quindi la minaccia di Renzi è una minaccia concreta, tanto che il premier ungherese Orban, che si sente tra quelli presi di mira, oggi ha polemizzato con il governo italiano dopo che già lo ha fatto ieri il suo ministro degli esteri, perché questi paesi che hanno ricevuto moltissimi soldi dall'Unione Europea e dai contribuenti netti come l'Italia, cioè da quelli che mettono più soldi di quanti ne ricevono, ora questi paesi cominciano a preoccuparsi di perdere dei finanziamenti.